Hakuna Matata ragazzi e ragazze, ben ritrovati dal vostro Riccio Gamer 89. Siamo tornati con un nuovo video di Marvel Snap. Vi voglio ringraziare Giovanni, like, e Alessandro, grazie mille per il like lasciato al video e per il commento. Raga, voglio provare insieme a voi di nuovo il Galactus strano. Allora, sto bazzicando tra il livello 72 e il livello 75. Fa comunque caldissimo qui a Roma. Io mi sono tipo svegliato già da un'ora e so le 7:30 di mattina, una roba del genere. Quindi sto ancora un po', come si dice, incaccolato. Oggi vado da nutrizionista, vabbè, sapete, tutte cosette un po' pazzerelle. Questo deck è con Elliot, Orca, Hobgoblin, insomma c'è qualcosa di buono. Siamo contro Kamenidza in questo momento, che nel turno 2 ci sta pensando forse anche un po' troppo. Deadpool, ok, Deadpool può risultare un problema, perché l'opponente me le può veramente suonare di santa ragione. Non ho Cosmo, non ho niente per fermare ipoteticamente le sue combo, che vedete sono molto gagliardelle. Raga, io devo fermare qua, devo riempire e devo cercare di buttare professore. Cioè, se non tira niente lui per distruggere, ho vinto la partita. Ok, ho vinto la partita, a posto. Ho vinto la partita perché? Perché potrei anche snappare, in realtà. Sono abbastanza convinto. Sono abbastanza convinto di questa cosa qua, perché lui si sta preparando la combo di sinistra e vuole liberare una carta di costo zero. Sicuramente lui tirerà o Carnage o Venom. Vedete, tira Carnage. Io faccio questo dato che ho priority, sblocco la carta 0. Lui non rompe niente e io il raft, il campo raft, l'ho tranquillamente vinto e ce lo siamo portato a casa. Quindi carta costo 0 per tutte e due. Professor X che va a chiudere il raft e nessuno va a essere distrutto. Noi la lane di sinistra l'abbiamo vinta 100%. Facciamo così. E in realtà, qual è la cosa? È che noi possiamo tirare, facevo Elliot destra e la carta costo 0 centrale. Ok, va bene, va bene. Livello 73, not bad. Lasciatemi dire una bella partitella da manuale in questo momento. Mamma mia, questo campo oggi c'è la possibilità di trovarlo molto più spesso. E fidatevi, si trova molto più spesso. In effetti il mio deck non è proprio il deck perfetto per andare a usufruire del raft. Non tanto, ci sono deck tipo quello di Loki che trovo molto più... Comunque quanto è bello l'Hobgoblin, cioè raga, ma quanto è figo. Ecco, vedi, per esempio questo è un problema perché turno 3 io non posso dire niente. È vero, abbiamo Sunspot messo, però... Oh, anche lui non gioca niente. Sono molto dubbioso. Allora, lui continua a non giocare, ma io ho un presentimento veramente strano. Cioè, lui praticamente su 4 turni ha tirato Forge. Ipoteticamente, raga, è di nuovo da snappare. Ipoteticamente, e in questo momento che posso prendere? Io non lo so, ma secondo me questo qua o non gioca o è un carissimo bot. Ok, invece il ragazzotto ha giocato e sta giocando Nimrod. Quindi di nuovo abbiamo tranquillamente vinto la location, perché lui adesso porterà Nimrod a 9. Si immagina di tirare Venom, lo spacca, butta da tutte parti, quante le parti, beh, capito, coso. E invece siamo fermi qua. Guardate che figata. Impossibile. Impossibile da perdere. Ti prego. Sì. Ah, perfetto. Perfetto. Beh, due Elliot. Va bene. Ragazzi, due Elliot mi sembra anche un tantino troppo gioco. Ti voglio ringraziare. Grazie davvero Marvel Snap per darmi queste incredibili combo in questo preciso istante. Vai, altra partita, altra corsa. Se hai una sola carta, mamma mia, questa diventa incredibile. Questo ce lo mettiamo qua. Tra l'altro ragazzi, questo qui è il deck con Galactus. Lo so, non l'abbiamo mai visto pescato in questo momento, è vero,
Però sappiate che è il deck con Galactus. Ora, io tirerei questo qua centrale, perché non so che cosa può passare a destra come campo. E sinistra probabilmente questo non ci starà. Armor ci può piacere? Sì e no. Armor ci può piacere? Sì e no. Allora, sicuramente noi andiamo a fare di questo, perché secondo me lui adesso sapete che tira coso, ragazzi, Red Skull, mi sembra. Perché di solito se lo proteggono così e poi buttano altra roba, che di solito. Allora, noi adesso stiamo al turno 3. Dopo il turno 4 noi abbiamo 5. Quindi purtroppo Galactus ancora non lo possiamo giocare. Purtroppo, perché secondo me sta partita da Galactus. Secondo me, Ok. Magic in realtà ci può essere abbastanza utile. Dico la verità. Ha senso secondo voi? Secondo me sì. Secondo me è fortissimo questo, perché eventualmente se non dovessimo riuscire a fare Galactus, capito? Io intanto con Professor X, infatti mi sa che non riusciamo a fare Galactus. Cosmo e Mistica. Allora, lui ha la scoperta. Questo effetto continuo, quindi in realtà sarebbe eccezionale. Allora, qui dobbiamo capire se ha senso utilizzare Galactus o no. Quello è il problema. Perché io qui, regà, vado sopra un botto. Cioè, tantissimo. Però mi preoccupa lui, capito? Perché lui potrebbe fare quel gioco là. Shang-Chi non mi si attiva. Raga, sapete che c'è? Fino a prova contraria lui mi va a 10. Vai per il meme. Aio. Lo so. Stai calmo. È ancora tutto da decidere però, È ancora tutto da decidere però. Perché qui lui non può fare niente. Minchia, mi ha tirato Blue Marvel. Ma pensa che giocata che ha fatto l'opponent. A me che mi può capitare? A me mi può capitare Elliot o Hobgoblin, che sono ottime carte. Però Hobgoblin dovrei tirarlo solamente qui. Vado a contendere questa. Secondo me ci sta. Vediamo un po' che succede. In realtà con Cosmo sinistra me l'ha completamente bloccata. Però dato che c'ho Galactus, che comunque se la sta combattendo bene. Ok. Però non mi sembra una queste grandissime giocate, o sbaglio? Che ce poi avete? Che me puoi fa? Cioè, che cosa mi puoi fare effettivamente? Allora, tanto io qua prendo 5. Questo me lo butto qua. 4-3. Raga, io vi giuro su Dio, cioè, tu hai vinto questa. E qui che puoi fa? Che me puoi fa? Cioè, è quello che io non capisco, capito? Sono curioso, raga. O magari la perdo e chi se ne frega, cioè, non è che succede niente. Oh, mamma mia, ma pensa questo come ha giocato, da sentirsi male, raga. A mio avviso, partita completamente immeritata dell'opponent. Non so se io potevo fare qualcosa in più, ma veramente, veramente non meritata, secondo me. Secondo me, Poi dopo gioco una carta qui, riprendiamo la mano. Io spero che Jeff venga in soccorso, perché lui ha snappato probabilmente perché ha visto Bardi Luke. Probabilmente. Mi potrei sbagliare, ma dovrebbe essere così. Il Raft io ho veramente problemi a recuperarlo, che lui non ha giocato mi piace tantissimo. Ma mi piace davvero davvero tanto. Questa ci può stare, Elettro, in questo momento qua. Mi servirebbe tantissimo Jeff. Anche è vero che io c'ho pure Galactus, Anche è vero che io c'ho Galactus. Lui è fortissimo, raga. Lui mi spezzerà
Ti devo dire che io Galactus quasi quasi così tolgo sta roba qua. Io penso che sia fortissimo Galactus. Vai vai, vieni vieni. Vieni vieni, divertiamoci. Divertiamoci. Lui c'ha Wave. Che potrebbe fare con Wave? Scusatemi, Oh, seriamente. Tanto, qualsiasi cosa mi fai, bro. Ah, raga, io snappo. Cioè, non capisco lui che mi può fare. Che c'hai, Elliot? E comunque butti 5 dentro, no? Fai finta che butti altra roba. Io c'ho Shang-Chi. Quello non c'ha un altro Evo, scusatemi, Sì, ma comunque non è sta roba così incredibile. Io mi fullo completamente. E chi si è visto, si è visto. Sperando che l'opponent, dato che a priority non abbia un armor, non abbia un cosmo. No, raga, è vintissima. È vintissima. Di che stiamo parlando, raga? No. Va bene, io ti ringrazio per questi fantastici 8 cubi. Sinceramente, è andata bene. Abbiamo giocato bene. Lui non poteva praticamente più fare niente. Jeff, grazie mille, perché nei momenti di bisogno mi fa piacere che riesco sempre bene. 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 Nebula, mi fa piacere che... Guardate, meglio che non parlo. Meglio che non parlo. Le rocce. Le rocce maledette. Le carte non vengono scoperte. Ok, quindi in questo moment capirai. Che bello. Guarda, preferisco tenerla a mano sta roccia maledetta. Va bene. Andiamo avanti. Aie. Qualcosa mi dice. Ah, lui non gioca più? Ah, lui ha deciso di non giocare più su questo campo. Ok, quindi io ipoteticamente. Ok. Lui sicuramente si mette a copiare, a fa tutta roba. Regà, Galactus a me sembra fortissimo, perché tanto lui deve giocare per forza a sinistra. Dopo io c'ho Elliot, c'ho priority. Quindi si snappa con grande tranquillità. Per forza, raga, ipoteticamente è vinta, perché tu mi giochi a sinistra. Se no, Shuri non la giochi più. Cioè, non la utilizzi più. Posso godere? Posso godere? Mamma mia, Galactus è... Galactus è veramente... Cioè... Gli spezzi completamente le combo, raga. Cioè, gliele disintegri con Galactus. Mamma, cioè, ipoteticamente, se adesso io tiro Elliot e mi tiro anche una roccia, come fa l'opponente a vincere? Bro, non hai possibilità di vincita. Cioè, proprio raso proprio. Quanto mi piace sto deck, ragazzi. Sono tornato anche a livello 75. Quanto mi piace questo fottutissimo deck. Ma davvero, davvero tanto. Fatemi prendere sta robetta qua, così la prendo insieme a voi. Mi prendo questo. 250 crediti. Buttali via. Signori, che vedevo di? Incredibilmente, 13 minuti di Marvel Snap. Mi viene quasi da piangere. Vi voglio bene. Al prossimo appuntamento. Ciao.